basato su una serie di punti posti su una maglia quadrata di 500 metri di lato che copre l'intero territorio nazionale per circa 1.200.000 punti in totale. Ciascun punto è stato quindi fotointerpretato a video e classificato secondo lo schema di classificazione previsto alle Good Practice Guides dell'IPCC. Uno dei vantaggi del sistema inventariale è quello che ci ha consentito sostanzialmente di attribuire agli stimi di superficie un errore standard. Errore standard che a livello nazionale si tiene molto basso anche per quelle classi dove sono, per esempio sono le piantagioni forestali, meno rappresentative a livello nazionale. Alcuni vantaggi della metodologia inventariale sono quindi la rapidità di realizzazione, la rapidità di aggiornamento, quindi la sua economicità e la possibilità di integrazione con altri database ed altri strati informativi. Poi una possibilità quindi di approfondire anche il dettaglio tematico dell'analisi e la possibilità di effettuare analisi a diverse scale temporali e spaziali, come vedremo anche più avanti nella presentazione. Quindi la definizione dell'area di studio, la montagna. Ma prima di tutto che cosa si intende per montagna? Infatti, nonostante ci siano chiari riferimenti ai contesti montani già nell'articolo 44 della nostra Costituzione, in realtà la definizione di montagna è andata modificandosi nel tempo, passando da quelli che erano 5,3 milioni nel 1971 a quelli che sono i 16,3 milioni di ettari al 2004. Questo in funzione di tutta una serie di cambiamenti socio-economici e congetture di popolino, soprattutto legate a quelle che sono le politiche agricole e le politiche in campo ambientale, che hanno portato quindi a una progressiva ridefinizione, se vogliamo, espansione della montagna. Quindi per prima cosa abbiamo voluto andare a fare un'analisi comparativa di quella che sostanzialmente sono due definizioni diverse di montagna, che noi abbiamo ribattezzato come montagna legale e montagna statistica, dove per montagna legale intendiamo tutti quei territori che sono riferibili alla montagna perché afferenti sostanzialmente alle vecchie comunità montane e che ricoprono circa il 59% della superficie nazionale. Mentre per montagna statistica abbiamo utilizzato come discriminante quello che è praticamente il criterio altimetrico stabilito anche dall'Istat. E in questo caso la montagna copre il 38% della superficie nazionale. Già da questo primo, da questi primi due dati possiamo vedere come effettivamente poi la definizione del contesto di analisi, la definizione di montagna, abbia un peso fortissimo su quelle che poi sono tutte le analisi e i risultati che si possono ottenere in questa strategia. Qui poi siamo andati ad analizzare quello che è la ripartizione degli usi del suolo al 2008 e il trend di cambiamento osservato dal 1990 al 2008. E quello che abbiamo osservato è sostanzialmente che mentre per la montagna legale abbiamo dei dati e dei trend che sono molto simili a quelli osservati a livello nazionale, per quanto riguarda la montagna statistica abbiamo dei valori anche di consumo di suolo che sono invece molto più vicini a quelli che sono i contesti dei parchi nazionali. Questo è un dato molto interessante perché pensando per esempio al consumo di suolo possiamo vedere che al 2008 il tessuto urbano nella montagna legale copriva circa il 3,5% del territorio, mentre nella montagna statistica il dato scende all'1,3%. Quello che però ci preme di più osservare è il consumo di suolo dal 1990 al 2008. E come possiamo vedere è pari al 29,3% rispetto alla tendenziale del 1990 nel caso della montagna legale, praticamente quasi identico a quello osservato a scala nazionale, e invece è pari al circa 23,4% nella montagna statistica. Per quanto riguarda le altre dinamiche di cambiamento d'uso del suolo nella montagna, abbiamo osservato sia nella montagna legale che in quella statistica una forte riduzione dei prati e dei pascoli, dei seminati, soprattutto quelli che hanno uno scarso valore di tipo economico ma che sono fondamentali per la conservazione della biodiversità, e dall'altra parte un forte aumento delle superfici forestali, intese sia come bosco che come altre terre boscate, un ulteriore aumento dell'arboricoltura da frutto e un consumo di suolo che, come abbiamo detto in precedenza, non è affatto trascurabile se si pensano ai dati che abbiamo appena comparato.
Per quanto riguarda il caso studio della montagna del Veneto, qui abbiamo trovato un'ulteriore definizione di montagna, data dalla legge regionale numero 55-51 del 1993. Una definizione che, se vogliamo, è un po' promiscua, a metà tra le due che abbiamo appena visto, e che va a ferire al territorio montano della regione circa il 34% della superficie regionale. Per quanto riguarda il consumo di suolo, quello che abbiamo osservato sono dati che nella regione Veneto sono superiori a quelle che sono le medie nazionali. In particolare il dato di sprawl rispetto al 1990 è del 26,6%, quindi un valore intermedio a quelli che abbiamo visto prima essere i valori di riferimento per la montagna legale e la montagna statistica. Però dobbiamo pensare che il Veneto già di per sé ha un valore, un livello di consumo di suolo che è uno dei più alti in Italia, con circa il 36,6% di suolo consumato dal 1990 al 2008. Inoltre abbiamo condotto un aggiornamento dei dati brutti al 2012 che ci ha consentito di andare a osservare come effettivamente il consumo di suolo si sia notevolmente ridotto nel periodo di osservazione 2008-2012 di circa 5 volte rispetto al periodo precedentemente osservato del 1990-2008, passando da 300 ettari nel precedente periodo a 60 ettari all'anno nell'ultimo periodo. Questo probabilmente è dovuto alle congetture economiche che stiamo attraversando. Per quanto riguarda la Valle del Boio, questo è un approfondimento di tipo metodologico che già sostanzialmente ha dimostrato come, andando ad infittire il reticolo e quindi il campionamento del nostro inventario, sostanzialmente riusciamo anche su scale minori di osservazione ad ottenere dati che siano statisticamente significativi e affidabili da un punto di vista statistico. Infine, per quanto riguarda l'impatto del consumo di suolo sui servizi ecosistemici, in particolare sullo stoccaggio di carbonio, vorrei farvi vedere questo confronto che abbiamo effettuato su quello che è il consumo di suolo in due territori molto diversi, sia da un punto di vista socio-economico che del consumo di suolo, quali la provincia di Roma e la regione Molise. La prima, come possiamo vedere in basso a sinistra nel grafico, caratterizzata da una forte matrice di natura urbana, mentre il secondo caratterizzato da un contesto piuttosto, possiamo definire, agricolo e rurale. Quello che abbiamo fatto è un'integrazione sostanzialmente tra il metodo dell'approccio inventariale e l'approccio cartografico e tramite l'utilizzo di software e tool di spazializzazione e valutazione dei servizi ecosistemici quali Invest, siamo andati a valutare e mappare quello che è l'impatto del consumo di suolo dal 1990 al 2008 in queste due aree studio, vedendo praticamente quelli che sono gli impatti sia da un punto di vista biofisico, quindi megagrammi di carbonio persi, che da un punto di vista economico. La cosa che mi preme sottolineare è che nonostante il consumo di suolo sia nettamente superiore alla provincia di Roma, in termini relativi, quindi portavo ad ettaro, il consumo di suolo ha un'incidenza molto più forte nella regione Molise, e questo perché il consumo di suolo avviene a scapito di classi di uso del suolo precedenti che erano di tipo seminaturale, quindi soprattutto prati pascoli e arbusteti. Questo a dimostrazione che esiste una sorta di gradiente antropogenico, così possiamo definirlo, che influenza l'impatto del consumo di suolo sullo stoccaggio del carbone, per cui maggiore è la naturalità dei territori interessati al consumo di suolo e maggiore sarà anche l'impatto negativo sui servizi ecosistemici, in questo caso sullo stoccaggio di carbone. Andando a concludere, quindi, innanzitutto la necessità di una definizione chiara dei contesti montani che ci consenta di effettuare analisi e monitoraggio più efficaci ed efficienti, in grado anche di supportare la pianificazione territoriale. Poi la capacità del sistema di monitoraggio di tipo inventariale di andare a praticamente descrivere anche situazioni a scala inferiore a quella nazionale. E infine l'utilizzo dei servizi ecosistemici come lenza, come strumento di supporto alla pianificazione territoriale in chiave ecosistemica, ed ecologica, in grado quindi di aumentare la percezione e quella che è un po' la consapevolezza degli stakeholders e degli attori politici su quello che è il tema del consumo di suolo. Grazie per l'attenzione. Grazie ovviamente per
domanda, vedete com'è importante dare valore al suolo, perché non tutti i suoli sono uguali. Non c'è una domanda? Benissimo, recuperiamo un po' di tempo, ma avremo modo di discuterne un'altra sede. Per il suolo ci regala tanto, non calpestiamolo. Il progetto Life. Perfetto, Simone Tardetto, città metropolitana di Torino. Questo è un live che viene coinvolto uno degli organizzatori, che anche lei nota un quarto d'ora che non è accaduto, e quindi mi faccio sentire. Tanto di
monitorare questa situazione e di fatto vediamo che ad esempio nei piani dirigenti dell'Unice di Torino ci sono una previsione di nuove aree di espansione insediativa di 4.400 ettari. Per carità, non è detto che verranno attuate, ma il rischio esiste. Quindi il nostro impegno sia come appunto come città metropolitana attraverso gli strumenti territoriali che ci spettano, ma anche con altre attività, in particolare ad esempio con dei progetti. Quello di cui vi parlo è appunto questo progetto che è finanziato dal programma LIFE 2007-2013 relativamente alla tematica politica e governanza ambientali. Un progetto che è iniziato a metà dello scorso anno, durerà 4 anni e che vede il partenariato oltre appunto alla città metropolitana come capofila, anche di INEA, di ISPRA e del Politecnico di Torino, il Dipartimento di Scienze, Progetti e Politiche per il Territorio, quindi una serie di soggetti che di fatto da tempo si occupano e affrontano la problematica del consumo di suolo. Qual è l'obiettivo del progetto? Il progetto punta a predisporre un software che abbiamo chiamato simulatore che sia in grado in pratica di valutare quelle che sono le perdite da un punto di vista dei cosiddetti servizi ecosistemici, ma quindi non soltanto da un punto di vista quantitativo, ma anche il tentativo è quello di riuscire ad attribuire un valore, una perdita di tipo economico, quantificare qual è la perdita di tipo economico. Uno strumento che dovrebbe essere poi disponibile per gli amministratori e per i pianificatori in modo da consentire loro di pianificare le trasformazioni del territorio in maniera più consapevole, quindi andando preventivamente a verificare dove eventualmente un'espansione insediativa può comportare una perdita maggiore dal punto di vista ambientale. Vi dicevo, il progetto è stato avviato a metà dello scorso anno, quindi sono iniziate due attività diciamo principalmente di valutazione nel prosieguo saranno poi previste delle azioni dimostrative, ovvero sia arriverà a fare una simulazione applicando appunto questo simulatore che verrà predisposto di quanti servizi ecosistemici si andranno a perdere se tutte le aree prenotate negli strumenti urbanistici già vigenti, già approvati, venissero effettivamente attuate. Contemporaneamente altre sperimentazioni saranno invece fatte coinvolgendo direttamente dei comuni pilota dell'area torinese per provare a individuare dei metodi di pianificazione di variare degli strumenti urbanistici che siano invece più rispettosi dell'ambiente. Ecco, il progetto ha al momento una ricognizione molto ampia per conoscere e quindi indagare un po' a livello di letteratura scientifica o di altri documenti disponibili, ad esempio anche altri progetti live che sono stati predisposti piuttosto che documenti normativi di indirizzo, quali sono effettivamente le funzioni e i servizi ecosistemici che il suolo ci fornisce, anche perché di servizi ecosistemici si parla ormai da diversi anni, forse appunto un primo tentativo di individuazione più dettagliata è stato quello di Gehry del 1997, poi ci sono state appunto tutta un'altra serie di autori che hanno prodotto della letteratura su questo tema. Non esiste ancora un framework universalmente riconosciuto. Che bene o male la classificazione che è stata fornita dal Millennium Ecosystem
System Assessment del 2005 ci sembra sia effettivamente abbastanza condivisibile e effettivamente anche abbastanza in considerazione in senso generale. Quindi fondamentalmente quattro categorie principali svolte dai servizi ecosistemici che sono il supporto alla vita, la regolazione, l'approvvigionamento e anche servizi di carattere culturale. Di fatto appunto tutta una serie di servizi che però sono, come abbiamo visto già anche in altri interventi della mattinata, sottoposte a una serie di pressioni e di minacce. Le minacce principali sono quelle che abbiamo appunto anche indicate dalla solita macro strategy e vanno quindi dall'erosione all'impermeabilizzazione, ma anche la compattazione, stabilizzazione, cioè, abbiamo una serie di elementi che effettivamente preoccupano moltissimo. Quindi il discorso qual è? Tramite il progetto abbiamo intanto provato a individuare tra i vari modelli già esistenti per una valutazione dei servizi ecosistemici il modello IMPEST che è stato sviluppato dall'Università di Stanford e che effettivamente consentiva di già poter produrre una mappatura di quelli che sono i principali servizi ecosistemici individuati. Quindi una mappatura che verrà poi disposta ed è in corso di predisposizione relativamente all'inquinamento e assorbimento del carbonio, alla biodiversità, alla purificazione dell'acqua e conservazione dei nutrienti, controllo e mitigazione della perdita di suolo, produzione di legname, impollinazione e produzione agricola. Qua sono delle esemplificazioni delle mappe, ad esempio quelle sullo stoccaggio di carbonio. Contemporaneamente si sta provvedendo ad applicare questo modello IMPEST anche per poter produrre delle mappature dei servizi ecosistemici ad una scala più di dettaglio, in modo da poter avere effettivamente delle mappe, delle informazioni che siano di supporto diretto ai pianificatori di livello locale. Ovviamente serve una base di appoggio, una carta di uso del suolo, nel caso specifico per l'utilizzo a livello locale è stata utilizzata la carta Landcover Piemonte, che appunto ha sia un aggiornamento che un livello di dettaglio già di un certo livello. Qui adesso vi faccio vedere semplicemente alcune sperimentazioni su uno dei comuni della città metropolitana, il comune di Bruino, rispetto al quale quindi è stata prodotta questa prima mappatura riferita al discorso della biodiversità, qualità degli habitat, al sequestro di carbonio, all'assorbimento dell'acqua, alla appunto ritenzione di nutrienti, quindi purificazione dell'acqua, trattenimento dei sedimenti e impollinazione. Questi sono gli aspetti che rispetto a quali sono stati valutati. Come prosegue il progetto? Beh, intanto si dovrà effettivamente valutare quali sono le aree di espansione previste nei dispositivi balistici su quelle che sono già state effettivamente occupate ed edificate rispetto alle scuse, su quelle ancora libere ma previste di espansione verrà applicato questo simulatore che ci consentirà di andare a quantificare, speriamo anche dove, occupando un'area avremo una perdita più grave, dove meno grave, dove più trascurabile. Questo criterio sarà utilizzabile anche per la pianificazione di nuove trasformazioni.
Vi invito, se la cosa vi può interessare, poi a seguire un po' lo svolgimento di questo lavoro che durerà fino al giugno 2018 sul sito del progetto. Questo è l'indirizzo. Ringraziamo ulteriormente la relatrice. C'è qualche domanda? Volevo sapere se la regione Piemonte ha in previsione un affinamento di scala per la lettura degli usi del suolo, 25.000 per esempio, 10.000 come Lombardia. Un'altra domanda, ne faccio una io velocissima. I politoli di uso del suolo, quindi i servizi ecosistemici, sono stati utilizzati, sono stati valutati sui politoli o anche in relazione a fattori di alterazione del servizio offerto da quel politolo? In particolare dal Politecnico, e quindi penso di poter chiedere a Stefano Sarata, che è meglio di me. Velocissimamente. No, sono stati svolti sui poligoni, nel senso che il programma poi consente di fare anche dei fattori di alterazione mettendo in relazione due date temporali diverse dei poligoni, però è stato fatto su una. Sono unica storia temporale. Grazie. La prossima relazione è del gruppo dell'Università di Padova, per motivi personali non può essere svolta, però evidentemente sarà presente negli atti. Passerei quindi a Silvio Ronchi e Stefano Salata, quindi sempre la compromissione del valore ambientale nelle aree naturali protette durante consumo di suolo in un'analisi dell'Ecosystem Service Capacity. Non era ancora pronta. Quindi istituti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale.
L'analisi va svolta per tre fasi principali. La prima riguarda la Language Exchange Analysis, quindi verificata su due soglie temporali, una soglia storica dal 54 al 2012 e una più recente dal 99 al 2012. Successivamente da questo ethos si è scelto un caso campione dove abbiamo verificato che la variazione di uso del suolo era stata maggiore e abbiamo proceduto attraverso un'analisi documentale dei pareri di compatibilità espressi dall'ente parco, in questo caso selezionato il parco agricolo sublimato. In ultima analisi sono state verificate per tutte le aree protette la perdita o eventualmente l'incremento di alcune funzionalità ecosistemiche. Alcune premesse doverose: il sistema delle aree protette è inteso in questa sperimentazione come una sorgente di generazione di alcuni servizi ecosistemici che spesso non vengono adeguatamente considerati e inclusi nei processi decisionali di governo del territorio. L'espansione iniziativa e l'infrastrutturazione del territorio all'interno della la regione Lombardia ha determinato degli impatti considerevoli sui servizi ecosistemici, determinando quindi quello che è la frammentazione dell'habitat, la perdita di suolo ad alta capacità d'uso, la validazione del paesaggio, la compromissione dei luoghi storici e infine anche l'aumento del carico inquinante. L'istruzione dei parchi lombardi è avvenuta a partire dagli anni 80, precisamente con la legge regionale 86-83, mentre il siti l'interesse comunitario di Stati S dal 95 per l'attuazione a quello che era la rete Natura 2000, quindi lo strumento ideato dall'Unione Europea per realizzare un sistema di aree per la conservazione e la tutela della biodiversità. Alcuni dati veloci: il 50% dei siti e delle SPS è collocato all'interno dei parchi regionali, questo prevalentemente in ambito montano e pedemontano, in quanto sono aree che hanno mantenuto e conservato un grado di naturalità maggiore rispetto alle aree di pianura fortemente compromesse dal processo di urbanizzazione, e il sistema di queste aree rappresenta circa il 43% del territorio regionale, con una superficie di oltre 1 milione di ettari. La sperimentazione si è basata fondamentalmente su questo principio espresso dall'European Environmental Agency, dove si dice che l'istruzione di un'area protetta non è necessariamente legata solo a preservare il suo valore naturalistico, ma anche quello di andare ad incrementare le qualità ecologiche delle aree secondo un principio di conservazione ripristino. È effettivamente l'intento di applicare un indicatore per valutare questo depauperamento di alcune funzioni ecosistemiche per determinare anche se c'è stato un incremento di queste funzioni. Molto velocemente, le variazioni d'uso che vi ho detto su due soglie temporali sono state attuate su tutte queste tre tipologie di aree protette. L'analisi storica ha determinato un incremento considerevole delle superfici urbanizzate, soprattutto nei parchi urbani milanesi, quindi il Parco Agricolo Sud, il Parco Valle dell'Ambro e il Parco delle Groane, ovviamente un'eccezione rappresentata dal Parco Valle del Ticino, in quanto la perimetrazione del parco è differente rispetto alle altre e include anche le aree urbanizzate dei singoli comuni, quindi soggetti a una determinata disciplina urbanistica. Queste sono le variazioni d'uso nel periodo più recente, quindi dal 99 al 2012, dimostra come un decremento considerevole delle aree adibite a seminativo, un incremento consistente dei prati stabili, delle aree di alberi agricoli e degli insediamenti produttivi. Guardandole molto velocemente, poi appunto il dettaglio lo trovate nel contributo edito dalla Franco Angeli, vedete come l'incremento della classe 1-2 attraverso le matrici transizioni che hanno permesso di determinare qual è stato l'andamento dei flussi, quindi le entrate e le uscite di determinate classi di uso del suolo, ha verificato come un incremento considerevole dell'urbanizzazione dedicata a insediamenti industriali, artigianali e commerciali e alle superfici per infrastrutture per lo più di livello strategico regionale. Una recente indagine che aveva svolto il CRCS circa un anno fa ha determinato circa 1600 ettari di suoli interessati da queste grandi infrastrutture strategiche quali la TEM, la Brevelli, le opere connesse al sito Expo, eccetera. Le altre due variazioni che vi ho spiegato prima hanno determinato come un incremento della classe 1-4, quindi queste aree verdi non agricole dedicate a parchi e giardini e impianti sportivi, quindi si riesce a vedere come c'è stata una rilocalizzazione di queste aree adibite alla ricreazione e allo sport all'interno di aree naturalistiche e che determinano appunto un considerevole valore naturale. L'incremento di prati permanenti è associato a sua volta all'urbanizzazione e quindi a una perdita dei seminativi. La stessa questione è stata fatta sia per il SIF che le ZPS, aggiungendo un fattore, un buffer, quindi un'area di 500 metri nell'intorno dell'area per andare a verificare se vi fossero state delle alterazioni, quindi degli impatti nell'area limitrofa al SIF. Quindi sappiamo tutti come i confini sono solamente amministrativi, ma se vi è un danno
prossimo all'area, ovviamente questo si ripercuote anche all'interno della stessa area protetta. Abbiamo verificato, queste sono l'analisi delle variazioni d'uso intercorse nel periodo più recente, quindi c'è stato un incremento considerevole degli ambienti con vegetazione arbustiva e o erbacea in evoluzione, una perdita delle zone aperte, seminativi e prati stabili. Potete vedere che l'urbanizzazione è stata abbastanza contenuta, mentre è stato quasi un guadagno molto sensibile della classe 3-2, mentre a 3-1, quindi la variazione sta principalmente all'interno della terza classe, quindi questo non è un consumo di suolo, ma costituisce una variazione di uso del suolo, che ovviamente è anche in questo caso interessante per comprendere poi le dinamiche associate alle funzioni ecosistemiche. La stessa questione per il SIC, dove c'è stato un incremento sempre della classe 3.2, quindi gli ambienti con vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione, un forte decremento delle colture permanenti, dei prati stabili, delle zone con vegetazione rada o assente. Sinteticamente, quindi, in questa prima parte abbiamo riscontrato come in Natura 2000 il processo di urbanizzazione è stato discretamente arginato, anche se meno nelle aree margini. I fattori che possono aver determinato questo parziale arginamento del problema legato al consumo di suolo è sicuramente determinato dal fatto che sono riconosciuti dall'Unione Europea e quindi soggetti a una specifica disciplina tipo vincolistica, a loro volta sottoposti a delle procedure di infrazione abbastanza stringenti e anche al regime autorizzatorio previsto dalla valutazione di licenza. Infine, i fenomeni di benzene che abbiamo riscontrato nelle differenti aree protette abbiamo visto come sono stati maggiori nei parchi tra virgolette più deboli, ovviamente si intende dal punto di vista di livello regionale, quindi è più interessante delle strategie sopra il parco, quindi previste dalla regione e che quindi hanno provocato dei processi di organizzazione del loro interno. Lascio la parola a Stefano Salati. Abbiamo poi integrato, velocemente a conclusione, integrato questa prima parte prevalentemente quantitativa con una piccola e breve analisi di tipo qualitativo, perché ci siamo chiesti se i parchi regionali sono quelli che hanno ottenuto meno rispetto ad alcuni fenomeni di consumo, sostituzione di specifiche coperture dell'uso. Abbiamo cercato di verificare dove, con un'analisi documentale, quindi non legata diciamo, all'analisi statistico, il perché sono avvenuti certi fenomeni di urbanizzazione, infrastrutturazione. L'abbiamo fatto sul parco agricolo sud, che è stato quello che probabilmente è stato soggettato alle maggiori pressioni incendiative negli ultimi decenni. E abbiamo visto, prendendo proprio i documenti di rilascio del titolo abilitativo, quindi parere di compatibilità favorevole per queste opere, che si tratta prevalentemente di opere di urbanizzazione, di opere stradali concesse prevalentemente diciamo in ambito di connessioni extracomunali, quindi provinciali o regionali, mentre piccole connessioni di livello comunale sono state di volta in volta valutate dal parco. Analogo il discorso viene fatto per piccole riqualificazioni di edifici, piccoli o meno piccoli, o complessi agricoli, che sono stati inseriti all'interno degli strumenti urbanistici comunali, PAC o IP, quindi piani attuativi, dove i pareri sono abbastanza discordanti, nel senso che il PAC ha rilasciato parere favorevole qualora l'intervento fosse coerente con gli intenti del PAC di mantenere o preservare una certa naturalità. È evidente che diciamo, perimetri come quelli dei parchi, soprattutto in aree fortemente antropizzate, hanno delle oggettive difficoltà ad arginare un fenomeno urbanizzativo che è molto presente, con una pressione molto importante, soprattutto in aree densamente edificate. E quindi abbiamo provato anche a fare appunto un'analisi, questa volta riestesa a tutte le aree protette, quindi SIC, ZPS, i parchi regionali, di un indicatore di ecosystem services capacity, quindi è uno tra i tanti che sono proposti dalla letteratura, attribuito un valore discreto a delle specifiche classi di uso del suolo e verificato quanto questo indicatore, che trattiene diciamo, un'indicazione più qualitativa che quantitativa, perché pur alla luce di fenomeni di urbanizzazione, l'indicatore ci dice se è stato un depauperamento del servizio specifico ecosistemico fornito dal parco. I servizi sono i più importanti, quelli di integrità, di regolazione, di approvvigionamento, quindi i tre principali. Vedete c'è l'attribuzione di valore discreto da 1 a 5 sulle maggiori classi di copertura e uso del suolo e questo è un servizio di regolazione per uno specifico parco. Abbiamo verificato quanto ci sia stata un'alterazione tra il 99 e il 2012 di questi servizi ecosistemici generali. La premessa è che ovviamente rispetto all'idea di tutelare delle aree, sicuramente mantenere
un adeguato livello di servizio ecologico fornito in un'area protetta, ma soprattutto quello di incrementarlo dove possibile. Questo indicatore dovrebbe esprimere chiaramente dove il livello, come dire, si è mantenuto o dove è stato possibile incrementarlo. Abbiamo invece riscontrato che ci sono stati pur dei marginali piccoli incrementi, ma ci sono anche dei casi segnalati dove c'è stato un depauperamento complessivo della risorsa ecosistemica, quindi pur in presenza di fenomeni di come dire, scambio di copertura, magari spesso anche di impopolamento in aree di quota, di aree boscate o in sovrazione di aree agricole e di impopolamento di nuove coperture in pianura, c'è stata comunque una, diciamo, una digressione dei valori dei servizi ecosistemici forniti. E quindi, come dire, ci sono dei bilanci che sono ancora parziali. Certamente per le aree di pianura il valore ecosistemico è difficilmente trattenuto e mantenuto dal perimetro del parco. Chiudo dicendo che certamente il fenomeno di consumo è pervasivo, però indicatori di questo tipo ci aiutano anche a capire come, rispetto anche agli aumenti di superficie urbanizzate, poi alcune compensazioni, per esempio l'aumento di aree boscate, possa in qualche modo generare degli equilibri dal punto di vista ecosistemico rispetto a specifiche variazioni. Chiaramente tutte le variazioni hanno un peso diverso, nel senso che certamente le nuove aree alpine che vengono ripopolate da boschi non hanno già una qualità ecosistemica avanzata, perché sono boschi molto giovani, o come le sostituzioni di pianura di ex aree agricole sono fortemente inficiate da fenomeni di degrado, di compattazione, quindi sono terreni che difficilmente tornano alla naturalità. Però, come dire, questa ricerca ci serve per avviare un indicatore che può essere più qualitativo che quantitativo nell'analisi dei consumi di suolo. Grazie. Abbiamo spazio per una domanda. Ci sono delle mani alzate, dei piedi, no? Niente? Ok? Mi può darvi? Grazie. Andiamo avanti con Leonardo Fidesi dello IUAP di Venezia e Andrea Fiduccia di MFM GIS Italia. Un modello per la valutazione degli effetti delle trasformazioni dell'uso del suolo sulla configurazione delle reti ecologiche. Delle province italiane si fa esplicito riferimento
alle ideologie, anche riattivarle, perché il viso è importante, strumento operativo che consente di difendere la qualità ambientale, la situazione della natura, a fare riferimento appunto a quella che è la rete, la tua economia, che al momento ancora non è propriamente una rete, ancora non è del tutto, non sono ancora connesse i nodi di questa rete, ma proprio nelle intenzioni ci sono. Ma quale dei propositi? Gli approcci sono vari, due famiglie principali, quello più classico, più utilizzato, quello stesso specifico che si fonda sulla rete ecologica delle diverse specie, poi in qualche modo che considera la sua sommatoria, e quello territoriale, ossia appunto la rete ecologica territoriale, che punta soprattutto a considerare l'eterogeneità effettiva e potenziale del territorio. Sono due approcci che a nostro avviso dovrebbero in qualche modo essere integrati, in quanto la rete ecologica specie specifica è quella che può consentire di individuare i veri problemi per determinate specie, ma è poi attraverso uno studio di rete ecologica territoriale, considerando quelle che sono le serie di vegetazione, la dinamica della vegetazione, che si può intervenire per riequilibrare il territorio e quindi per decidere di volta in volta come riconnettere questi territori. D'altra parte, nell'uso più comune, la rete ecologica è orientata alla qualità della specie, a evitare una frammentazione genetica delle singole specie, ma è evidente che poi questa si ripercuote sulla qualità interspecifica, sulla qualità delle comunità e degli habitat e su quella dei paesaggi. Qualche anno fa abbiamo lavorato alle rete ecologiche nella provincia di Rovigo con un approccio territoriale, ma in quel caso eravamo molto favoriti da quel territorio particolarissimo dove gli elementi ordinatori della rete erano già molto evidenti, ben presenti. I due maggiori fiumi italiani determinano sostanzialmente il confine meridionale e settentrionale della provincia. Un terzo fiume meno conosciuto, il Tissero d'Arta Gran Bianco, attraversa la provincia e è circondato da una serie di aree naturali dove si stanno diffondendo specie che provengono dall'Appennino, che stanno salendo verso una serie di lagune e valli da pesca costituisce una stepping stone importantissima per una rete transcontinentale per la appunto derivazione della fauna e non solo della fauna. La cosa che poi mi ha appassionato di più e che ho studiato con più interesse è l'altro corridoio molto importante che è determinato dalle dune recenti e fossili che costituiscono sostanzialmente una penetrazione, consentono la penetrazione di specie mediterranee sulle coste dell'Alto Adriatico. Io come formazione sono botanico e vedere dei corridoi ecologici che funzionano molto bene per le specie vegetali mi emoziona un pochino di più, perdonate. Però appunto considerando perché è più normale vedere degli animali che si muovono, ma vedere, non so, il giglio marino che qualche anno fa in cielo sulle coste dell'Alto Adriatico e adesso trovarlo proprio in virtù degli elementi climatici, è
un elemento che ci racconta come questa, questo corridoio ecologico sia ben definito. Questi sono alcuni degli altri punti con cui quali che fanno costituire questi importanti corridoi di cui vi parlavo. E appunto dicevo abbastanza.